Le recenti notizie che sono apparse sui media nazionali calabresi vanno rassicurati da parte dell'ARPAC, alla quali sono magari le notizie buone che possiamo dare quest'oggi? Su quella spiaggia in particolare, come su tutte le spiagge calabresi, perché non è la prima volta che alcuni che non hanno ancora il nostro territorio tentano con la questione della radioattività. Su quella in specifico c'è assoluta, diciamo, non tranquillità, di più, perché sono le risultanze sia campali che da laboratorio, fatte da persone diverse da chi ha misurato direttamente, danno un sito privo di qualsiasi tipo di interesse radiologico. C'è solo radioattività naturale, come c'è nel giardino di casa sua, nel suo corpo, nel mio corpo, nella banana che mangiamo ogni giorno, quindi non c'è assolutamente nessun tipo di problema. Quella è una delle spiagge più belle che abbiamo, come tante altre in questa nostra costa, così come dall'altra parte, e non c'è alcuna traccia di nessun tipo di radionuclidi di origine antropica, né tantomeno di quelle che si dicono da rifiuti tossici e radioattivi. Se è stato quindi solo fumo negli occhi, adesso però la Calabria si deve attrezzare a rispondere e ad emarginare tutte queste cose che sono state dette. L'Agenzia per l'Ambiente fa misure, Gli attori sono tanti in queste regioni e i soggetti che devono difendere il territorio. Oggi siamo qui, un'istituzione molto importante che chiama a relazionare e a discutere su un problema così importante. Credo che sia stata c'è stato un attentato a quello che è il territorio, quindi tutte le forze del territorio, non solo quelle che misurano, si possono attrezzare per rispondere a questo attacco, che è un attacco multifattoriale. Io non so se l'aspetto turistico, per esempio, può incidere o altre cose. So che per quanto attiene alla radioattività, anche la Calabria aderisce a una rete nazionale per la misura che è nata dopo Chernobyl, e quindi matrici alimentari e matrici ambientali vengono con frequenze stabilite, misurate, non vengono pubblicati i dati sulla radioattività semplicemente perché è un dato sensibile, e quindi i dati sensibili li possono gestire solo gli enti che sono preposti a fare questo. In caso di assenza di comunicazione di eventuali anomalie, significa che le misure si fanno, ma è tutto sotto controllo. Sì, un importante consiglio provinciale oggi che ha focalizzato lo stato dell'arte di quello che è avvenuto con la trasmissione nazionale Le Iene, che ha in qualche modo allarmato le popolazioni e sollevato una problematica che è quello dell'inquinamento radioattivo delle nostre coste. All'allarme è seguita una importante riunione del Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica che con una serie di analisi e di studi hanno certificato che in quelle zone non c'è nessun inquinamento radioattivo. Quello che è emerso anche qui, alla presenza questa mattina di uno dei più valenti tecnici dell'ARPACAL regionale, dell'ARPACAL, il dottor Procopio, che ha illustrato metodologie tecniche e soprattutto risultati che su quel territorio non c'è nessun inquinamento. Il Consiglio provinciale, preso atto di tutto questo, si è determinato a raccordarsi con i sindaci, con le associazioni di categoria che erano rappresentate qui questa mattina, a partire da Confindustria, Coldiretti, ma poi le associazioni dei balneatori e degli alberghieri, a verificare un percorso che ci possa portare a ristabilire la verità, dando di nuovo dignità di polo turistico a quel territorio, senza che nessuno possa avere il timore di venire qui da noi, perché quella, da quello che i dati ci dicono, è una delle zone più belle del paese, ma soprattutto una zona che non fa correre rischi a quanti continueranno a bagnarsi in quelle acque.